Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Oggi parleremo di un filato che non ha bisogno di presentazioni e che è un vero must nella collezione di Tessiland. Stiamo parlando del cotone Iggy. L'aggiunta della viscosa dona un tocco di lucentezza, brillantezza, ma anche di eleganza. Vediamolo insieme. Eccolo qui il nostro visco Iggy, un gomitolo in misto cotone e viscosa. È infatti composto al 75% da cotone e 25% viscosa. Il peso è di 50 grammi per una lunghezza di 125 metri all'incirca. I ferri consigliati sono quelli dal numero 3 al numero 3,5 e gli uncinetti invece dal 2,5 al numero 3. Per quanto riguarda invece le istruzioni per il lavaggio, consigliamo di non superare i 40 gradi, questo per mantenere il prodotto integro e brillante e duraturo nel tempo. Suggeriamo inoltre di effettuare però sempre i primissimi lavaggi a mano, di modo che i punti possano assestarsi e si possa garantire un miglior risultato nel mantenimento della forma della creazione. È possibile utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezion fatta per il tetracloretilene, e sconsigliamo l'utilizzo del candeggio. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice. Sarà invece possibile stilare ad una temperatura che non superi i 150 gradi. Anche per il visco Iggy la cartella colori è molto ampia. Partiamo dalle colorazioni fucsia, rosa e cipolla. Passiamo ora a delle colorazioni più calde. Abbiamo l'arancio, il giallo ed il senape. In questa colorazione possiamo vedere bene l'abbinamento del cotone alla viscosa, che rimane più lucida ed ha questo effetto luminoso al filato. Per le tonalità del verde abbiamo il militare, verdino e verde. Passando alle tonalità del blu, iniziamo da quelle più chiare: azzurro, celeste e carta da zucchero. Per arrivare poi al blu, turchese e petrolio. Abbiamo poi il bluette, lilla e viola. Per le tonalità più neutre abbiamo il beige e l'écru. Per una colorazione più vivace e accesa, il rosso. E per concludere le colorazioni più basiche, il grigio perla, il bianco ed il nero. Come abbiamo visto, la viscosa ritorta insieme al cotone crea un filato binato, lucente, che ha davvero un tocco super elegante e raffinato. Quindi potrete realizzare anche dei capi d'abbigliamento estivi con un tocco di lucentezza. Ma vi ricordo che l'Iggy si presta alla realizzazione di tantissimi progetti. È perfetto infatti sia per la realizzazione di capi per adulti ma anche per i più piccoli. Nel corso del tempo infatti abbiamo visto l'utilizzo di questo filato per moltissimi progetti, anche ad esempio gli amigurumi, e perché no, il visco Iggy sarà perfetto anche per creare degli oggetti di home decor. Pensate ad esempio ai cuscini. La viscosa infatti, con punti granny o tecniche a rilievo ad esempio, risalterà in maniera davvero eccezionale. Questo vi garantirà quindi di avere dei lavori davvero unici e con un tocco di brillantezza. Non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella e di iscrivervi al nostro canale YouTube, così da non perdere nessuna novità sui prodotti Tessiland. Vi ricordo inoltre di seguirci su tutti i nostri canali social, la pagina Facebook Meglio di Maglia, dove potrete condividere con noi i vostri lavori, e poi la pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News!